Bentornati con il Poke Paradiso e Pokémon Mystery Dungeon. Usciamo. Buongiorno. Forza amici, diamoci da fare anche oggi. Livanni. Guardate, arrivano Livanni e Lillipup. Come mai da queste parti? Sono desolata, ma ho davvero bisogno del vostro aiuto. Si tratta di mio figlio Swadloon. Vi prego, aiutatemi a cercarlo. Swadloon? Si è perso? Sì. Questa mattina, quando mi sono alzata, era già fuori casa. Credo che sia andato a giocare da qualche parte. Ma il suo compagno di giochi Lillipup dice di non averlo visto. Quando la signora Livanni mi ha detto che non riusciva a trovare Swadloon... Che brutta voce che ha Lillipup, però vabbè, fa niente. Ho provato a cercare nel posto dove giochiamo di solito, ma... non c'era. In situazioni normali non mi preoccuperei troppo. Ma con quel Pokémon sospetto che si aggira nei paraggi... Oh, sono fuori di me già dall'agitazione. Beh, è comprensibile. Va bene, penseremo noi a cercarlo. Non so come ringraziarvi, ve ne sono davvero grata. Intanto noi continueremo a cercarlo qui. C'è per caso qualche posto in cui Swadloon va a giocare di solito? Beh, spesso va... Spesso va al Prato della Brezza. O anche la Foresta dei Colori. Cosa? La Foresta dei Colori? E voi andare a giocare in posti così pericolosi? Mi dispiace, ma lì si possono trovare un sacco di cose strane. Su, avanti, adesso non è il momento di fare discorsi del genere. Piuttosto, mi pare di capire che la Foresta dei Colori è più pericolosa del Prato della Brezza, giusto? Sì. Allora, noi andremo lì. Voi invece provate a cercarlo al Palato della Brezza. Va bene. Mi dispiace così tanto per il disturbo. Grazie ancora. Andate, andate. Tonks, decidi i membri della squadra che entrerà in azione. Chi resta cercherà altrove. Buona idea. Meglio contare sull'aiuto di tutti. Tonks, forma la squadra e andiamo. Corriamo a cercare Swadloon nella Foresta dei Colori. Yeah. Prima però... Allora, posso costruire una struttura? Sì, la guida dei passaggi laterali. Ok. Allora, una cosa prima di fare, intanto che creo la guida dei passaggi laterali. Voi sentite come il mio microfono adesso, vero? Allora, io di solito filtro l'audio del microfono mio. Della serie tolgo il rumore di sottofondo. Non so se questa o la prossima parte non lo farò. Penso questa. In questa parte ditemi se sentite l'audio molto diverso, eccetera. Inoltre ditemi anche se preferite che io rimuova l'audio. Tuttavia ci impiego un po' di tempo a rimuoverlo. Oppure non lo rimuova. Perché se non lo devo rimuovere, per me sarebbe il massimo. Non ho più bisogno di fare niente di... editing assurdi, eccetera. Però preferirei, cioè insomma, preferirei questo metodo. Però vediamo cosa dite voi, più che altro. Se vi piace bene, se non vi piace non bene. Abbiamo costruito così tante strutture che ormai non c'è quasi più spazio libero. Dovremmo disossare. No, è dissodare un nuovo terreno. Bene, allora. Avevo proprio voglia di mettermi al lavoro. Guardate come la mano sinistra. Ora nuovi terreni da dissodare. Ah, un'altra cosa, le mie abilità di carpentiere sono migliorate. Yeah! Ora addirittura riesco a fare cose nuove, mai fatte prima. Posso dissodare un terreno trasformandolo in foresta rigogliosa. Foresta rigogliosa è bellissima, è verde. È stupenda foresta rigogliosa, appena posso farlo. Oh, e non è tutto, le mie abilità di carpentiere sono migliorate. Ora posso modificare il colore delle strutture già costruite. Perfetto. Allora... Per ridipingere le strutture dovete avere dei materiali, ovviamente. I materiali sono detti vernici. Se avete le vernici, potete ridipingere. Faccio un esempio. Qui possiamo provare a migliorare questa struttura. Tuttavia non abbiamo i materiali. Vedete? Ci serve legno antico e legno robusto. Ve lo spiegherò dopo i passaggi laterali cosa sono. E se vogliamo invece ridipingere la struttura, possiamo farlo. Tuttavia, come vedete, non abbiamo niente. Abbiamo solo una... Una cosa erba, vero? E possiamo dipingerla verde. Io appena posso dipingo tutte le mie strutture di verde. Ok. Ora, la guida dei passaggi laterali. Qui ci sarà sempre Wubat. Ve lo spiego in due parole. Nei dungeon possiamo trovare delle porte che vengono aperte appunto da quelle chiavi che abbiamo ottenuto l'altra volta. Ad esempio le chiavi rosse, eccetera. Wubat ci può avvertire. No, ho sbagliato. Volevo dire di sì. Wubat, se cliccate di sì,
vi avvertirà dei passaggi laterali che sono nel dungeon. Io lo faccio perché sono utili. Tuttavia, non fatelo adesso. Questo è un avviso, perché può essere che incontrate Pokémon tipo a livello 70, e non è uno scherzo, nei passaggi laterali. E se non 70, che io, Axio, con doppio colpo gli faccio 2 di danno e non li colpisco mai perché hanno un'alta evasione o qualcosa del genere. Comunque, avete saltato il mio conto a Coswanna? Grazie. Allora, carissimo Quagsire, vorrei per favore organizzare la squadra. Questa sarà una delle poche volte in cui utilizzerò altri membri delle squadre. E Drillbur, dai. Va benissimo. Abbiamo anche noi un Wubat, non lo sapevo. Ma hai bisogno di altro? No. Adesso vorrei depositare sta roba. Ritirare un'altra forza. Ho sbagliato, volevo fare 4 baccarance. Poi 3 revital semi, possono sempre essere utili. 4 elisir max, 1 evalisfera, una pietrisfera, una sonnosfera. Non voglio usare la chiave rossa, come vi ho già detto, non conviene. I Pokémon adesso sono a livello troppo alti, potete trovare anche delle casse che aumentano tipo di un casino la possibilità di ottenere delle tecniche. Comunque, non importa. Benissimo, andiamo. Foresta dei colori. Allora, la foresta dei colori è un po' speciale. Adesso vedrete il perché. Non velocizzerò ovviamente nei dungeon principali, come vi ho già detto. Ok. Memorizzate quel tipo di fiore, ok? È un avviso. Benissimo, e si parte nella foresta dei colori. Wow, Drillbur è salito di livello subito, vabbè. A livello 11, prima era il 6. Fango sberla. Allora, aumenta di 10 PS. 8 l'attacco, difesa di 8, attacco speciale di 7, difesa speciale di 8, vero? Sì. Ah, paralizzante. Sì, bla bla bla, paralisi. Come se non la conoscessimo. Doppio, colpo. Allora, vediamo un po'. Sì, facciamolo subito, ve lo faccio vedere anche. Allora, avete memorizzato il tipo di fiore che c'era? Bene, ora siamo in autunno, tanto per dire. Questa è la parte autunnale del dungeon. Garanzia. Wow, doppia garanzia. Se non riuscite a trovare, strano più che altro questo, però, se non andate in questi passaggi dove ci sta lo stesso tipo di fiore che c'è all'inizio, verrete catapultati all'entrata. Ve lo faccio pure vedere se volete, appena... c'è un Arken. Doppio, colpo. Ad esempio entriamo in questo con i tulipani. Sentirete un rumore. E torniamo al piano 1. Questo è il dungeon. Dovete ricordare il fiore iniziale. In questo caso è un'altra volta il celeste. Quindi andiamo un'altra volta per i fiori celesti. Inoltre una cosa sui passaggi laterali. Questo è importante. I passaggi laterali possono essere... cioè, potete esplorare i passaggi laterali? Posso? Bam, bam, ok. Potete esplorare, dicevo, i passaggi laterali solamente se avete delle chiavi. Era super efficace. Se non avete delle chiavi potete anche scordarvi di andare nei passaggi laterali. Fungus! Sì! Non puoi dare questo nome. Inserisci un altro. Va benissimo, Fungus, dai. Va bene. Tenè! A che livello è Fungus? Al 9? Al 14? Vabbè, vai Fungus, poi ti farò evolvere. Perché sì, in questo gioco si possono evolvere i Pokémon. E anche prima della fine del gioco, solamente non i starter. Questa è una cosa un po' strana, però... cioè, rispetto agli altri Mystery Dungeon, però... bam, bam. Poi magari nelle prossime parti vi faccio vedere come funzionano un po' i doni. Questa è una cosa che bisogna fare soprattutto per i leggendari che si possono trovare in questo gioco. Perché sì, mega spoiler, ci sarà qualche leggendario esclusa di Rizion. Allora, queste scale, eccole qua. Comunque,
Se andate in un certo dungeon, cercate di portare un certo Pokémon. Ad esempio, in questo dungeon i passaggi laterali avranno delle edere sui lati. Dovete avere un Pokémon che sia in grado di spostare queste edere per proseguire. Facile, vero? Tipo, ci sta un dungeon col ghiaccio, che dovete però avere un Pokémon di tipo fuoco per sciogliere il ghiaccio. Un dungeon di tipo... non so che tipo è, però c'ha tipo... Aia. No, mi ha congelato. Ah, è vero, non subisco attacchi perché sono congelato. Bam. Dicevo, c'è un dungeon con della nebbia. E in quel caso dovete avere un Pokémon di tipo volante per far diradare la nebbia. E cose del genere. Quindi se non avete il Pokémon adatto non potete andare nei passaggi laterali. Sono sfera, utile. Ancora questa pollineve, basta. Quanti c'è ancora? Un doppio colpo solo c'ho ancora, perfetto. Non è qui, vero, la scala. Cominciamo ad usare anche graffio e garanzia, va? Se no prima che... Vai, vai, uccidilo tu. Benissimo, bravissima Verizon. Ok. Comunque, ripeto che non so cosa ho fatto per questo video, se ho lasciato l'audio intatto oppure l'ho filtrato come faccio di solito. Vediamo adesso che succede. Allora era qua per forza. Dove cavolo? Vuoi dirmi che ho fatto un giro enorme quando in realtà era tipo qua sopra? Qua nessun Pokémon si trova. Perché io non parlo? Cioè, perché io parlo? Garanzia. Bam. Ciao. Comunque conviene continuare ad usare a ripetizioni doppio colpo, perché se aumenta di livello, dovreste saperlo anche meglio di me, prendono più PP. Cioè le mosse prendono più PP. Che c'è sta di onda V oggi? Normale. Ah no, fango sberla. Devo usare garanzia, perché sennò mi mancherà sempre, e dico sempre, doppio colpo, vedete? Ok. Oh, Swinob. Swinob, vabbè. Ok, va benissimo, Swinob. Si legge Swinub, vero? Non è che sto pronunciando male come dissodare e disossare. Ok. Anche se ci sono alcuni Pokémon che sbaglio la pronuncia. Ad esempio, la pre-evoluzione di Bisharp. Perfetto. Così almeno non sbaglio. Oh, scenetta. Sono arrivato quasi in fondo. Forse qui troverò qualcosa di interessante. Spero davvero di fare qualche grande scoperta. Vediamo un po'. Eh? Che strano, cos'è quel mucchietto di terra? Stai a vedere che... forse ci sono trovato qualcosa. Proviamo a scavare. Oh yeah. Che bella. Sarà sicuramente contenta quando gliela mostrerò. E queste? Cosa sono? Che strane decorazioni. Oh! La miglior scenetta del gioco, secondo me. Una delle migliori, almeno. Per favore, Verizon, potresti... Bravissima. Vi ricordo che Verizon in questo gioco è una femmina, quindi... Perfetto, no? Non so se in Pokémon bianco e nero è un asessuato. Mi sembra di sì. Kefir Market. Perfetto. Quanta roba c'hai qua? Non mi serve. Non mi serve. Non mi serve. Non mi serve. No, mi serve. Ho abbastanza soldi? Sì. Benissimo. Ciao, Keklion. Torna a fare il tuo lavoro a Borgo Tesoro al posto di stare qui, va? Non è Borgo Tesoro, è Villa Ristoro. Borgo Tesoro è di un altro Mystery Dungeon, scusate. Salve, accomodami pure, non mi interessi, voglio uccidere. Ah, sì, è intrappolato, sti cavoli. Doppio colpo. Dovrei dare... Aia. Dicevo, dovrei usare...
tipo qualche nastro Spex per aumentare la potenza di pistola acqua e le altre mosse di Oshawott. Ah, perfetto, ci sono addirittura tre Pokémon qua, eh. Non mi immobilizzare. Ok, uno. Quel Blizzard è addormentato per caso? Oh, è rintrappolato, perfetto. Aumentiamo un po' Graffio, va? Perfetto. Yeah! Drillbur al 12. Il Pokémon può imparare una nuova mossa. Mi sembra che impara Fossa o Ferrartigli. Sfuriate. Oddio, sfuriate. Sì, tanto. Tipo è forte, sfuriate. Soprattutto se lo portate a livello massimo delle mosse. Fidatevi che è così. Avrei dovuto portare Dunsparce però con me al posto di Drillbur. Perché Dunsparce qui aveva... Questa era non normale, vero? Sì. Quindi avrebbe avuto un potenziamento. Ah, sono trappola. No, ronf, ronf. Scale. Foresta dei colori. Oddio, la pianta qua era blu, vero? Solo brillante che contiene... Baccafrago. Altro suolo brillante. Lingotto. Ciao. Ti vorrei reclutare, stupido. Ok, è ancora vivo. Quindi potrei forse provare a reclutarlo. E basta con questi cambiamenti di stato. No, niente recluta. Ciao Arken. Ti sono venuto di soppiatto dietro, però ero insicuro di volerti sconfiggere. Dimmi che è questo. Sì. Ok, era questo, era quello blu. Ricordati, è il blu. Bene. C'è una cosa, va. Viridian, non pensaci tu. Bravissima. C'è che strumento è? Un Elixir Max. Bravissimo Drillbur. Drillbur è una bestia, soprattutto quando si evolve. Ed è anche per questo che l'ho usato nel mio Let's Play di Pokémon Bianco. Scale. Per favore. So che non vi piace vederlo così velocizzato, o almeno secondo alcuni è velocizzato, per me la velocità è quella giusta. Velo difesa. A questo punto la darei a qualcuno. Chi ha la difesa bassa? Tra Oshawott e gli altri, più che altro. Allora, Oshawott ce l'ha 31. 23. 44. Vabbè, sti cavoli. Poi la vendo. Serve un altro specs per Drillbur. Drillbur? Serve un nastro specs per... Ma porca miseria! Ok. Vede, sfuriate? Ok, posso per favore colpire? No, per favore. Non cominciamo, eh. Oh, Litwick, vuole unire al mio team. Certo che accetto. Litwick è bello. Chandelure. Ta-da-da-da-da-da. Ah, comunque sì. Se volete sapere le mie impressioni, perché non penso di averlo detto, in quanto il video di ieri non era un po' strano, ho visto la Nintendo Direct appena tornato a casa dall'esame. Sì, ho visto le mega evoluzioni degli starter di Kanto. Potresti morire leggermente, grazie. Bam, bam. Bravissimo. Drillbur, continua ad usare la fango sberla però. Bravo. Allora, questo cavolo di scala sta tipo qua sopra. E mi sa che ho fatto un giro inutile, però vabbè, fa niente. Tipo deve andare alla stanza a fianco. No? È qui su? Sì, è qui su, dai. Foresta di colore, piano 8. Ok, passaggio laterale nelle vicinanze. Se non sbaglio... Un attimo, ho visto qualcosa da luccicare qui? No, mi sono sbagliato. Tipo scommetto che è qua, tipo a sinistra o a destra. Ma, scusate un attimo, nelle opzioni non avevo abilitato che con il pulsante Y si saltava i nemici? Sì. Vabbè, non importa. Il passaggio laterale dov'è? Eccolo qua. Stavo dicendo prima, se avete un Pokémon in grado di spostare le cose, le potete spostare. Infatti rimuoviamo l'edera.
Però non abbiamo la chiave rossa. Non l'ho portata perché non mi sento sicuro ad andare nei passaggi laterali adesso. Ah, ce l'ho già la Litwick, se non sbaglio. E quindi no, mi spiace. Ciao. Ah ah, sono cattivo, eh. Le scale, per favore. Ah ah, hai colpito l'unico Pokémon che non era molto efficace. Comunque. Sì, siamo arrivati alla fine, dai. Direi che siamo arrivati in fondo. Guarda, Tonks, laggiù. C'è una radura. Andiamo. Swadloon. Swadloon, eccoti finalmente. Oh, scusaci, non volevamo spaventarti. Che succede? Siamo venuti a prenderti. Presto, torniamo a casa. Siete venuti a prendermi? Ma io stavo proprio per tornare a casa. Ci vengo spesso qui e non ho mai avuto problemi. Non c'era bisogno di disturbarsi. Lo sai che qui intorno sta girando un Pokémon pericoloso, vero? Bisogna fare attenzione, sai? Tua madre è preoccupatissima. Non dovresti farla agitare così. Già, è vero. Quel Pokémon potrebbe saltare fuori da un momento all'altro. Non è sicuro restare qui, ma noi abbiamo visto una scenetta. Vabbè, non importa. Comunque, che fortuna che tu non l'abbia incontrato. Puntini, 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 puntini. Forza, torniamo al villaggio. Quale voce aveva Livanni? No! Guardate quanta difesa abbiamo. Mamma! Stai bene? Ero così preoccupata. Perdonami, mamma. Guarda, gli ho portato una cosa. Cosa? E questa cos'è? Una pietra rossa. L'ho presa perché è bella come un gioiello. Visto che è il tuo compleanno, volevo farti un regalo. Il mio dolce tesoro, che tesorina. Testolina? Grazie. E hai fatto preoccupare anche me. Oddio, che voce aveva da... E hai fatto preoccupare anche me, perché sei tanto lì da solo? Me lo potevi dire, no? Me lo potevi dire. Non mi ricordo la voce di Lillipop, va bene, abbiamo voluto andarci insieme. Scusa, Lillipop. E tutto è bene quel che finisce bene. Tonks, Oshawott, grazie per il vostro aiuto. Grazie di cuore. Prendete, è giusto un pensiero in segno della mia gratitudine. Wow. Yeah. Money. Allora, arrivederci. Mi dispiace di aver fatto preoccupare tutti. Grazie, Tonks, grazie, Oshawott. Sarà questa la voce perché non mi ricordo che voce vi ho dato all'inizio. Tutto bene, quel che finisce bene, allora. Sono felice che Swadloon sia sano e salvo. Quei due sono davvero amici per la pelle. Hai ragione. Vederli insieme ti rasserena. Ho letto bene, vero? È davvero una bella cosa avere una famiglia degli amici. Una famiglia degli amici. Ah, a proposito. La famiglia di Oshawott dove sarà? Non ci ho mai pensato prima. In realtà Oshawott non esiste. No, non è vero, esiste. Benissimo. Salve il gioco e ci vediamo al prossimo episodio. Sì, non so se il video sarà breve, corto o bla, ma sarà così. Chiedo un'altra volta nei commenti, scrivete se preferite con l'audio filtrato o con l'audio non filtrato. Questa parte, almeno per questa volta, sarà filtrato, cioè non filtrato. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao.